Allora, diamo inizio alla riunione di Radicali Roma. Questa prima riunione agostana, un po', diciamo, con pochi militanti, però per la prima volta in diretta, grazie a un figlio di Liberi.tv. Quindi ringraziamo appunto Riccardo per la regia e la connessione sul sito. E iniziamo con questa riunione. Farò un'introduzione appunto breve per dare possibilità a tutti di intervenire con interventi brevi per dare una maggiore agilità alla discussione. E la facciamo 10 minuti, richiamo 8. No, io non so bene. Cerchiamo di contenerci, quindi a queste. Vogliamo. Sicuramente va bene 10 minuti. Comunque, allora, appunto, l'ordine del giorno c'era il commento, impressioni dell'ultimo comitato di Radicali Italiani e l'iniziativa che stiamo portando avanti adesso dal 6 di luglio fino a fare il punto della situazione della raccolta firme dell'iniziativa Roma si muove, ovvero appunto di 8 referendum per capire la città, che è una raccolta firme a partire dal 6 di luglio e che andrà avanti fino ai primi giorni di ottobre. Quindi adesso faremo dopo l'ultimo mese, faremo un po' la situazione e cercare di vedere le potenzialità dell'iniziativa, la possibilità di riuscire ad ottenere il risultato, apportando ognuno proprie idee e spunti per migliorare il lavoro che ho fatto. E quando volete potete darmi un cenno chiaramente, per intervenire. Le solite riunioni sono, ognuno può partecipare, sono aperte a tutti. Non solo quindi agli iscritti e chiunque volendo può intervenire, dire la sua, sia sull'ordine dei lavori, ordine del giorno che qualsiasi altre pensiero, altre idee che vuole portare alla riunione. E potremmo iniziare con avere un po' dei dati, comunque, il punto della situazione, non so se potete venire o Veronica o Johnny per dare un po' fare un po' di motivazione dopo un mese di parte della raccolta firme e poi vedere anche il trend di questi ultimi giorni che chiaramente stiamo portando anche l'inizio di agosto, di conseguenza il numero di persone presenti a Roma, sia come persone che possono firmare e anche come numero di militanti. Poi dare un quadro di quello che Allora, devo parlare quadro, sì. al microfono? Va bene, Sì, qua. parlo qua. Allora, il quadro è il seguente. Firme raccolte, 600 dalle 7, dalle 5, dalle 5, 7, 5, 5, 700 alle 600, alle 6.000. E quindi sotto, nettamente sotto media, come era abbastanza prevedibile. Non era invece prevedibile l'ottima risposta a alcuni municipi, perché adesso sono arrivati, di modulo sono arrivati quasi tutti i municipi, e il problema è riuscire a capire in quale diavolo di ufficio sono i moduli, perché non tutti i municipi sono attrezzati con un ufficio apposta per il referendum. Pare che non tutti i municipi raccolgono le firme nell'ULP, come era stato detto, quindi ufficio relazione al pubblico. Quasi dove non sono all'ULP sono all'anagrafe, quindi per tutti quelli che vogliono andare a firmare, vogliono andare a volantinare davanti al municipio, cosa buona e saggia perché vuol dire fare firme gratis, senza autenticatore. Consigliamo prima di andarsi a informare e quindi, grosso modo, sono quasi sempre all'anagrafe. Chiaramente, seguendo il buon principio della sussidiarietà della legge Bassanini, all'anagrafe non è detto che sia lo stesso edificio del municipio, ma quasi tutti i municipi hanno più dislocazioni, quindi spesso l'anagrafe è in altri edifici. Quindi rende un po' più complessa la cosa, però insomma, grosso modo sono gli uffici d'anagrafe, quindi matrimoni e registrazione di nascita. E,
l'idea era, il problema per andare a svolantinare davanti a un municipio e sponsorizzare e quindi fare, diciamo, tavoli, tra virgolette, perché non c'è il tavolo, ma c'è soltanto il funzionario del comune che registra la firma. Sì, il problema. Ah no, il problema è che gli orari sono sempre dalle 8 a mezzogiorno, dopodiché chiudono. Quindi chiaramente la gente lavora e soprattutto bisogna alzarsi un po' presto la mattina se si vuole fare così e andare dalle 8 a mezzogiorno. Dopo, a quanto ho capito, è proprio un orario dell'ufficio anagrafe, perché abbiamo provato ad andare a un, insomma, sì, il grosso modo è quello l'orario di apertura, di chiusura, quindi bisogna fare quella fascia oraria. Salvo municipi che invece hanno un orario differente, perché hanno un ufficio referendum, ma subito l'ufficio referendum si è aperto per tempo. Potremmo provare a chiedere che vengano spostati all'ULP, magari aperto tutto il giorno, però questo insomma è quasi complesso, insomma. Però comunque autonomamente i cittadini sono andati a firmare, al 16° abbiamo provato 200 firme, chiaramente era quello che aveva dato il tempo, in altri erano arrivati da poco, non è carta copiativa, quindi è più lenta la firma, è un po' più lenta, le persone si possono confondere, votare dei referendum diversi, però perché comunque i funzionari sono, insomma, non sono sempre informatissimi, qualcuno sì, qualcuno no, e quindi questo è un bacino da sfruttare in questo periodo di scarse disponibilità come volontari. Allora, come diciamo, punto di vista finanziario, abbiamo esaurito le risorse, stiamo cercando fondi tramite la Feneale, la UIL, qualcosa si potrebbe muovere, chiaramente abbastanza finanziamenti, se saranno molto piccoli. E l'idea è quella di preparare per settembre dei referendum days, quindi è caldamente non consigliato, assolutamente è obbligatorio chiedere le mail alle persone che firmano, perché poi si spiega che le mail sarà usata per quando poi ci saranno questi referendum days, loro, il cittadino che ha firmato, ha lasciato le mail, verrà ricontattato tramite mail per portare persone, amici a firmare, quindi insomma per far aumentare esponenzialmente il numero di firme. E posti nuovi non ce ne sono, nel senso, cioè sì, no, sì, sono, vabbè, sempre posti serali, mercati, siamo al Circo degli Artisti fino al 6, poi chiude, riapre il 24, è un buon posto, c'è tanta gente, però anche tantissimi ragazzi in Rennes, tantissime persone fuori Roma, quindi ieri ho fatto, insomma, ieri ho fatto la prima serata lì, bisogna iniziare subito l'approccio a essere di Roma o no, perché sennò perdiamo mezza serata a dare volantina a persone che non sono residenti. E poi sono residenti, vabbè, pace. Poi c'è questa rassegna cinematografica gratuita alla provincia, proprio alla sede del Palazzo Valentini. Sì. Quindi abbiamo messo a Marta Gemma, che probabilmente ci potrà aiutare a stare lì, sperimenteremo intanto il volantinaggio e poi dopo un altro il tavolo fuori o dentro, perché poi lì c'è la questura, c'è la provincia, c'è la insomma c'è sì, dentro la fuori il palazzo. Ci sono un po' di rotture di scatole amministrative burocratiche per stare lì, perché si accatastano varie istituzioni in quel palazzo, tanto che pensavo che fosse accadere. Poi abbiamo permesso finalmente di stare all'Isola di Perina, all'Isola del Cinema, quindi. E c'è questo Summer Fest a San Giovanni, che bisogna capire se insomma è buono o meno. Chiaramente non ci siamo fatti il palato iniziato col PD, sia come quantità di contributi, sia come quantità di firme, sia come tipo di persone. Adesso ne faccio un bagno nel Nazionale Popolare, che è molto frustrante, però d'altra parte le firme si prendono dove va la gente, a mio avviso più sì lo so, no, ma sono più, no, nel senso è più, sono stata in Italy, sono stata vintage, cioè, villata, sai,
Ecco, io qui ho fatto collane, quindi. Però la gente insomma fa incazzare perché un po' perché pensa sia pubblicità, un po' perché la gente vabbè, tendenzialmente lasciamo stare cos'è, e quindi insomma fa fattoso, però lì dobbiamo stare, lì dobbiamo prendere firme e mercati c'è, cioè, il risultato è abbastanza buono. A parte forse ieri c'è stato un po' calo a Don Bosco, però oggi 50 firme a San Cosimato, e proviamo a tornare alla Montagnola, e chiaramente adesso non, insomma, è normale che ci sia un po' un calo anche drastico delle disponibilità delle compagnie dei militanti del web, ma anche delle firme. Però non è detto, perché insomma comunque rispetto ai cittadini invece vengono a firmare, io penso che comunque le persone sono sempre, essendo già interessati di loro, basta trovare un posto che funziona a essere positivi noi, perché è difficile, perché chiaramente fare tavolini scocciante, frustrante, noioso e palloso e stancante, però. Ma poi è stato bellissimo. No, vabbè. Andavo in tavolo. Così, fai tavolo è bellissimo. Il tavolo è bellissimo, è bellissimo. No, penso che appunto. Cioè, liberando sono stati dati altri moduli ai vari consiglieri di quartiere, presidente di municipio, a Libertiamo, ai vari singoli militanti, dirigenti locali del PD che ci hanno promesso firme. Mario Monti, esatto, vabbè, speriamo bene. E basta. Sì, vabbè, sì, andate lì, diciamo, del PD, però insomma, sì, appunto, penso voglia dire tutto e niente, speriamo voglia dire tutto. E mi viene in mente altro? No, vogliamo provare a fare gli ospedali? Il consiglio di una... che fa il referendum segna gli ospedali, lì però secondo me è complesso, perché più che altro sono vasti, sono grandi, non si riesce a capire quale può essere l'entrata giusta, io non li conosco stati, no, bisogna sì, il problema è incastrare e capire qual è l'entrata giusta, il permesso per stare dentro il cortile dell'ospedale o se invece va bene anche stare fuori per raccogliere firme quando c'è l'orario di visita, cioè anche tipo magari sempre via là di persone, magari sono un po' scoglionate, perché comunque o ci lavorano o ci vanno per motivi di salute, quindi saranno proprio il massimo dell'entusiasmo. Però vabbè, un'altra proposta è questa. Un'altra proposta è la metro, quindi la strategia è del tipo sulla linea B, per esempio a Bologna, esci, te lo leggi e lo vai, esci a Termini, a Piramide e firmi, sperando chiaramente in agosto dovrebbe avere altre persone che non sono in ferie, magari comunque non lavorano, quindi hanno calma per leggere il volantino e firmare. Questa potrebbe essere una buona strategia. E poi io temo il fatto che verrà meno il vintage al Super Santos, dove in realtà le firme sono state fatte da un ragazzo, ma che non ha mai fatto un tavolino in vita sua, provato dal web. Io ci ho parlato mezz'ora al telefono in cui gli ho spiegato tutto, questo è venuto, ha portato 5 ragazzi e in 2 ore hanno fatto 90 firme. Quindi la dimostrazione è Alessandro e a Cantarini, che ci sta ascoltando, ringraziamo. E per un primo tempo, vabbè, ci mancherebbe. E quindi la dimostrazione è che se ora loro erano in 6, quindi magari era questo, però abbiatati, questo si era preso la briga di prendere i nuovi quesiti, stare la stampata anche, l'aveva presa al tavolino perché diceva quelle vecchine non leggono, quindi insomma è stato, cioè non è che abbia fatto un lavorone gigantesco, cioè, stampato i quesiti, però si è messo, ci ha pensato, è stato per un volontario, non è fatto un tavolo prima, quindi a Super Santos le firme si possono portare a casa, soprattutto appunto se uno è abbastanza pronto a fare il sorriso e a coinvolgere
che comunque effettivamente scoccia e non è facile perché comunque fa caldo perché non è perso. I tavoli sono pallosi, le riunioni sono uno stracazzamento di coglioni. Allora, prima di dare la parola a Luisa per il sentimento, vuoi fare un po' il punto di quanto ha detto anche Johnny. Ah, una cosa interessante che è emersa dal primo giro dei municipi è che anche se hanno i modi da poco, da pochi giorni, in alcune situazioni si sono avute diverse firme. Per esempio, la rampante, il fatto che in pochi giorni si siano avute 200 firme in un municipio. E di conseguenza potrebbe essere questo la svolta, la raccolta firme, soprattutto nel mese di settembre, quando la gente tornerà alla città. E quindi un elemento fondamentale è la pubblicità della raccolta firme, del comitato Roma si muove, cosa che rispetto a altre situazioni passate di raccolta firme per delibere miseria corale o per referendum, già nelle prime settimane si ha un riscontro molto più positivo, quindi siamo partiti con i piedi giusti. L'importante è continuare, soprattutto in agosto, tenere il passo, cercando di continuare il più possibile a fare sia tavole, presenze, e cercare di pensare a quelle idee che poi a settembre possono fare il salto di qualità della campagna della raccolta firme. Per quanto riguarda il bilancio del comitato Roma si muove, sì, al momento è a zero, non calcolando ancora i 2.000 euro, che è l'80% delle nostre attività, che daremo al comitato Roma si muove. E questa è la parola del tesoriere, cioè faremo questo passaggio di fondi. Quindi il discorso è, sì, adesso sono a zero, però hanno calcolato già il pagamento di tutti i tre mesi delle tre volontari che vengono pagati per il lavoro svolto, quindi già calcolato questo, già calcolato anche le spese per un gran numero di volantini e per 40.000 moto. Chiaro, andranno fatti altri, però già per quanto riguarda le spese di cartolerini, senso di stampa, così gran parte è fatta, e così anche i monumenti per il personale. La cosa più ingente che graverà ancora sono i lavoratori, chiaramente. Fino al momento attuale avevo già calcolato che sono tutti pagati, con i soldi che abbiamo, tra quelli che hanno pagato e quelli che pagheranno. Adesso siamo a zero, come ore di debito, e come soldi di produzione. Però abbiamo già finito la vita di Roma, e in più mi auguro, faccio un appello adesso così, ai consiglieri regionali di appoggiare l'iniziativa e poi anche chiaramente alle varie associazioni. Questo è un po' stato un po' anche il senso che voleva avere il mio intervento al comitato, nel senso di responsabilizzare ognuno per cercare di metterci in modo del suo e cercare di insieme di raggiungere l'obiettivo, non tanto solo per Roma e Radicali Roma o Forza Nuova, ma perché essendo la capitale ovviamente dà una rilevanza nazionale, può essere appunto del territorio biologico, come di fatti, ma anche la viabilità e altri aspetti. E, o per esempio anche il mare libero, l'accesso libero al mare, che può essere marginale, ma Italia è una penisola, quante città vivono questa realtà di appunto occupazione legale del mare. E quindi appunto invito tutti a dare spunti, suggerimenti per idee che potrebbero essere legati a rendere sempre più diffusa oppure a pubblicizzare in modo che ci possa essere questa risposta, che è costo zero da parte dei cittadini andando in municipio. È stato un po' anche quello che abbiamo vissuto, sentendoci dire sempre, ripetere questo automatico referendum che c'era nei municipi, che nessuno voleva pubblicizzare, chiedevano come poter fare. Quindi la voglia da parte dei cittadini c'è, fare il tavolo a volte può essere più o meno divertente, più o meno difficile, però dà sempre soddisfazione. E di conseguenza la situazione è proprio nell'entusiasmo che c'è da parte dei cittadini, che c'è stato in questi anni, che ha scoperto in questi anni, adesso continua a manifestarsi. Quindi passiamo la parola a Luisa, presidente dell'associazione. Questa bellissima, noiosissima associazione. Allora,
E riguardo al calo delle firme dell'ultima settimana, in realtà stranamente non sono negativa, nel senso che credo che abbiamo esaurito il primo ciclo, che è quello della estate romana, si riempie di persone che girano, eccetera. Adesso siamo in un'altra parte, e secondo me possiamo fare una sorta di strategia di mantenimento o contenimento del danno, come volete, cioè mantenere quei tavoli che riusciamo a fare, e senza aspettarci però dei boom che ci tengano in media con i risultati. Quello che lo sforzo che possiamo fare, secondo me, in queste settimane, girando da Roma, cercando di capire un po' gli umori, è immaginare delle iniziative che a settembre possano fare quel botto che ci serve ad arrivare a 50.000 firme. Ovvero, voglio dire, secondo me non ha senso cercare di fare 20.000 firme adesso, che fino a settembre, e poi cercare di fare 40.000 a settembre, e adesso raccogliere quelle 5.000, 6.000 che tengono alto il morale. Allora, che cosa ci dovremmo inventare? Ho sentito parlare di... L'anno scorso, per il referendum, una campagna dei quattro sì, prescindere poi dal merito della questione, c'è stata un'iniziativa di cui credo che Alessandro Capriccioli abbia parlato nelle scorse settimane, adesso non mi ricordo se io l'ho raccontata qui oppure a cena, a sticare una volta, l'iniziativa di questa Pilar, che è una cantante, sono un'artista, che aveva creato una sorta di sinergia con vari locali, ma proprio bar, cinema, eccetera, che garantivano un ingresso a fronte del certificato della consegna della lista elettorale. No, figura, si configura probabilmente un modo di scambio, cioè tu vieni a votare e io ti faccio entrare. Però credo che per favorire una sorta di viralizzazione è un'ipotesi che possiamo contemplare. Cioè, è il meccanismo un po' del gadget, soltanto che invece di dare il gadget inutile, di dare la penna dopo uno ha firmato, tu gli dai qualcosa che può usare, che può essere un drink per il bar che aderisce, che può essere un ingresso a Teatro Valle, a cui noi poi diamo una sorta di... questi pregiudizi. A cui noi conferiamo poi una somma magari minore a quella che loro fanno pagare al pubblico, però li compensiamo, i costi che sostengono a fronte dei firmatari che vanno lì ad assistere allo spettacolo gratis. Oppure fare una riffa, come avevamo tentato con Michele per la casa, a fronte dell'iscrizione, potremmo dire che chi firma contestualmente si iscrive alla Diga di Roma, qui però va impostato il regolamento bene, ovviamente diventa una cosa pubblica, partecipa, che ne so, all'estrazione di una bici, e in tal caso il budget per comprare il primo premio, quindi dicevo, potremmo cercare di impostare delle partnership fisse con delle persone, degli esercizi romani che possono essere vicini alla nostra campagna, che possono essere o negozi che sono tutti solidari, o la pena di negozi in natura, sì, che comunque è tutto tramite attivo, è possibile, bla bla, o che ne so, il circolo di artisti, questi locali con più ricchettoni, il bar dietro, fino a pensare, ad esempio, che al momento che Luigi Locascio si è lanciato nella regia di questo film sulla città ideale, mi pare proprio il titolo del film che sarà presentato a Venezia a settembre prossimo, sia la città ideale, si potrebbe pensare di rinforzarci a vicenda facendo il sostenere il referendum, mentre prendo il paio al posto della bici oppure a fianco della bici, che ne so, un passo per un giorno alla festa del cinema di Venezia, cioè, stanno grossissimi anche su magari. Aiuto anche gli altri a farsi venire delle idee, anche le persone da casa, buona festa. Per quanto riguarda il presidio invece della scoperta del territorio, sicuramente i municipi possono essere agevolati con le locandine che mi hanno detto di essere tutte le parti, che quindi affiggeremo accanto all'ufficio addetto. Ma nel caso in cui ci sia la doppia sede del municipio, per cui il municipio sta da una parte e l'UPS dall'altra, non ha ancora l'altra ancora,
possiamo fare una sorta di cacciatesori in cui si dice puoi firmare questo e dire dove. Ok, quindi magari mettere la locandina all'ingresso e poi segnare la strada con delle frecce verdi, adesso insomma, magari nel primo municipio posso studiarmela io e vado a vedere. Poi, dei centri commerciali, Lina credo che sia di contatti, con uno in particolare. Non mi ha ancora risposto, ho già scritto, ma non lo so. Ho poi telefonato, ok. Prima ho telefonato, mi ha detto di mandare una mail. Questo è stato il 24 luglio e poi non sentendo niente, da quella settimana gli ho mandato un'altra mail. Ok, il tuo l'altro ieri. Ma ancora non l'ho risposta. Okay. A poi per quello che riguarda i municipi, gli orari, anche del lunedì è soltanto fino a mezzogiorno, okay. E il giovedì hanno anche pomeriggio dalle 2 alle 4. E poi non si possono mettere attenzioni sul quindi anche quella locandina informativa io quello l'ho messo, l'ho dato e l'ho messo sul bancone dove ho visto che ci sono altri informativi o altre locandine per altre cose, ho messo lì vicino e non voglio ripassare i nuovi. Quindi la fissione è bocciata, non si può fare. Non lo fanno nemmeno loro, glielo ho chiesto, ma non lo fanno. Però si potrebbe chiedere a fare come ha fatto il decimo municipio e l'undicesimo, mettere sulla homepage una piccola immagine, tipo una mano con la penna, che ci sono i referendum da firmare. Per esempio il decimo ha fatto anche un bel link dove spiega tutto bene, non nemmeno così come il nostro volantino, ma molto più, si vede che l'hanno preso dal sito e tutto ben spiegato in fondo, è un PDF che si apre sopra e spiega tutto molto bene. Non so quanti sono stati più male, voglio guardare a temporale magari per domani. Diciamo che sì. All'undicesimo ho scritto a Catarci, il presidente, e gli ho chiesto di mettere anche i nostri referendum in prima pagina, perché in prima pagina lui ha messo quello che è stato il 26, quello del 31, quello del 14 agosto, quello che scadrà a settembre. Mancavano i nostri, io ho detto se per cortesia lo può mettere anche i nostri, però mettendolo su un altro sportello, magari al muro dove l'ha fatto il decimo, perché so che lui è molto aperto per le cose popolari, è del SEL e fa anche molte manifestazioni e convegni anche in questo senso. E poi una notizia che voglio dare, forse lo sapete già, ma a Milano è passata la legge di liberalizzazione. Sì, abbiamo saputo. Se non sbaglio, sono stato a Palermo il primo rito matrimoniale presso la chiesa valdese. Quindi questo è il segnale buono, non è da parte di valdese, lo sapevamo, però il segnale positivo secondo me è che le coppie omosessuali stanno cominciando a forzare anche a pretendere e a portare e quello sempre più strano se tutte le coppie omosessuali si risultano occupassero del comune, come tutti a diretto, non penso adesso il sopra di strada. Il mio nonno. Va bene, aspettate 10 minuti. Suggerire più che altro io adesso sparo tutte le famiglie. Visto che qui prendo un calendario nel 2013 si potrebbe immaginare di fare una campagna con un calendario, però non so quanto possa servire.
arrivare per il 2013 Roma si muove, altre cose. Con Davide, Davide ha preso contatti con una persona che lavora per la compagnia che fa pubblicità sull'APA. Ci hanno proposto una, cioè non ci hanno proposto, ci hanno dato i prezzi. Sarebbe per noi possibile fare una settimana a inizio settembre, cioè loro in realtà ci davano anche un buon prezzo le due settimane di agosto, però rischiamo di perdere i soldi. Ma io qua, secondo me, la prima settimana di settembre con rientro massiccio delle persone, in modo che per le settimane successive, per le ultime 4 settimane, abbiamo una bella spinta con una di queste settimane di ormai ci verranno in mente, e con i referendum days. Referendum days che Rocco Berardo ci ha dato un punto di fare, che ne so, un giorno in cui copriamo tutte le domande della metro di Roma, una di fermata di Cattolino. Un'altra possibilità di da presidiare, secondo me, sabato e domenica di migliore proprio dopo l'esperienza, a Roma ci sono delle piscine all'aperto, delle piscine con altro, magari potrebbero essere cose interessanti, sabato e la domenica di impagati a Ostia. Altre cose non vengono in mente, però sulle parti secondo me si può lavorare, non devono fare pensate, la saluta del voucher che ti era il cambio della firma, oppure il cambio della firma con offerta. Non so se ci possono essere complicazioni di tipo legale o fiscale, cioè. Passo la parola. Dopo si erano iscritti a parlare, se non sbaglio, Alessandro, Capriccioni e Danilo. Guarda, io ho vinto. Allora, questo fine settimana, no, questo fine settimana, lunedì e martedì, siamo stati a Milano e quindi ho pensato di fare due chiacchiere con quelli di referendum lo scorso anno fa. Sia pure raccogliendo le notizie, quindi sono stato un pochino di tempo con i Parini che mi ha trovato il padre al tavolo, ho fatto il tavolo anche nel mercato di Natale e tra l'altro loro stanno facendo una delibera di iniziativa popolare sulla posale, sulle coppie di impatto anche per quella da portare a casa prima, eccetera eccetera, per singolare il fatto che a Milano sono verificate queste delibere di iniziativa popolare, loro devono fare una prima cifra. Allora, io credo che siccome ne parlavamo prima di durante l'ultimo comitato, non so se poi dopo adesso il comitato faccio qualcuno, ne parlavamo con Donny e Veronica, credo che quello che diceva Luisa per l'ipotesi conservativa di agosto non si può conversare del politico, anche perché se cerchiamo qua di fare il grosso dell'agosto che è contesto, temo che siamo fuori strada. Io ho tutta l'iniziativa di Milano, di cui parlava Luisa, cioè della possibilità, era una roba che io trovavo molto suggestiva. Tenete conto che quel tipo di iniziativa è stata fatta in concomitanza dei referendum, quelli strafighi che la gente pensava di votare per il nucleare o per l'acqua, invece non erano nessuno, e quindi sostanzialmente anche per i gestori dei locali era un titolo di merito. E riguardava però la parte in cui si voleva evitare l'astensione al referendum, quindi in effetti si riceveva il pasto, il drink, quello che era nel momento in cui si portava il certificato elettorale timbrato, nel senso che non era una, non bisognava mostrare un'adesione, ma bisognava mostrare semplicemente che si era andati a votare. Credo che in quel caso i locali abbiano tutti aderito volontariamente a questa cosa, poi capitalizzando questa adesione insomma, no? Quindi io con Pilar ci posso pure parlare, nel senso che l'avevo già incrociata nei giorni scorsi per dire, per scambiare le impressioni su questi referendum, non so fino a che punto. Non ho capito, all'epoca funzionava che se avevi votato ti davo, vabbè, se andavi con il certificato elettorale timbrato, che eri andato a votare al referendum, ti dava uno sconto a ristorante. Vengo subito, se non mi dimentico, ma la firma
per il referendum, non configura un'adesione, configura il fatto che tu vuoi portare di questi parlamentari. Poi è chiaro che bisogna essere andato a votare per trovare lo strumento con cui i venti possono provare in realtà questa firma e possiamo dare un bollino nuovo in accordo. Ma sì, ho stampato la mano. Non è la sole, sono una cosa così, quello del carne. E quindi io l'unica cosa è che. Però sì, da sapato c'è la professora adesione del Berelli, vogliamo sollecitarmi. Sì, adesso gli vediamo appena di sono intervento. Non so fino a che punto, perché poi tutta sta roba funziona, funziona anche per chi la promuove. Funziona per chi la promuove, appunto, come strumento di promozione, che è molto molto interessante, che sì. Perché allora poi io queste cose le ho apprese perché ho fatto un servizio per l'unità in cui ero intervistato con tutti questi che si erano intervistati tra i giorni, erano quei ragazzi che erano tutti nel bunker, erano qualità, che erano stati compagni e altre cose, però è chiaro che là c'era una grande notorietà per questa opera molto nuova, insomma, era interesse. Fatta sui referendum day con Lipparini mi ha dato un po' di notizie su quello che loro hanno fatto. Loro non solo hanno fatto degli eventi che poi hanno collegato con queste mamme, non so come, queste mamme antismofiche, loro hanno incrociato e con Legambiente, che oltre ad aver raccolto molte firme, gli anni sostanzialmente ha organizzato questi eventi. Emma Bonino è stata 2-3 volte a Milano convocando paio di conferenze stampa con vari esperti di viabilità e di rifiuti e di ecologia, e quindi, come dire, il tema si era alzato anche su un livello di dibattito alto rispetto alla semplice militanza coordinando la festa d'evento. Quindi questa sarà una cosa che noi dobbiamo chiedere ai nostri parlamentari, credo a Emma in particolare, perché insomma è prestigiosa, ma anche agli altri che ci danno una mano. È chiaro che un altro parlamentare che aiuta a fare una conferenza stampa sostenendo un livello di dibattito che possa avere interlocutori tecnici istituzionali di un certo livello, cresce anche una formazione che va oltre quella della testa del locale del coso. E loro hanno avuto anche un mezzo appoggio ufficioso della CGIL, cioè ci sono una serie di ambienti della CGIL che gli hanno dato la mano, per cui alla fine negli ultimi 20 giorni, 25 giorni sono arrivate 10.000 firme sostanzialmente, e sono arrivati tutti insieme anche grazie a questi eventi. Io volevo aggiungere all'idea che diceva Luisa, parlavamo con Rocco prima di partire, quindi la giornata in cui siamo portati nella comunità, Lipparini mi segnala la disponibilità sua e di altri compagni di Milano, che noi potremmo chiedere, come abbiamo fatto noi d'altra parte, di venire a Roma e da Germano, perché magari in quel giorno in cui ci mobilitiamo e decidiamo di mettiamo in tavola ogni fermata della metro per 8 ore, ciascuno di noi si ha l'incarico di fare queste 8 ore, naturalmente di te, in modo tale che il meccanismo video volantino qua, metto la firma là, vale qualunque sia qua e qualunque sia là, e si percepisce anche un'area di mobilitazione a Roma, no? La gente vede che ogni fermata della metro per questo tavolo, quindi Lipparini mi ha confermato la sua e la loro disponibilità di venire a Roma e darci una mano, cosa che peraltro è successo, evidentemente per il Milano, perché molti non solo da qua a partire non andarono a dargli una mano. E volevo aggiungere la possibilità di fare un paio di giornate allo stadio a settembre, quando sarà la mia partita da Roma e da Lazio, là che sono a Roma. Ciò non io da Lazio, di Roma. Perché là ci sono molte decine di migliaia di persone, da 30-40.000 persone, se dicono sempre che hanno vinto, credo che niente, soprattutto quando è a Piero, nel rapporto di Cosenia della Roma, che forse un tantino più pesimista, insomma, dove l'anziano appunto non ha parlato di cose che riguardano delle volte di game, cioè se ci vanno a te, io preferisco non andarci. Sta di fatto che io volevo fare una raccomandazione a tutti, a me stesso in primo luogo, di non farci prendere dall'ansia adesso, nel senso che se ci facciamo prendere dall'ansia tanto adesso non succede niente, se non un mantenimento di quello che è stato fino ad oggi. Discutevamo con Veronica e Johnny prima che noi partissimo,
mi rendo conto perché anch'io poi avverto l'urgenza, no, per Presidente, tra tanto oggi è il primo agosto, da qua a fine agosto non meno che non succeda qualcosa di straordinario, credo che si converte Razzi, che è forse il Marengo, non credo che le nostre firme aumenteranno sensibilmente, quindi non è residente, Razzi che non è residente, ti facciamo fare il facciamo però nel concordato non so se c'è questo, magari può firmare. Forse può dimenticare, quindi lo portiamo alla festa. Al Super Sarano. Oh, volevo chiudere un minuto sul comitato, visto che è stato un bel comitato, sempre per tutto. È stata molto, a parte che a un certo punto sabato sera che è stata una stratosferica discussione in merito alla possibilità di votare se votare. Vogliamo per decidere se votare, poi a un certo punto per fortuna veramente Adriano Pannella ha fatto la proposta, nessuno ha capito, così tutti l'hanno votata, ci hanno mandato a casa. Sì, per fortuna che io, perché sono arrivato in Italia ancora di discutere con Tarzani che bestemmiava quello che si alzava in piedi, diciamo cosa c'è. Martinelli che faceva la culo, non so bene dire. Però scherzi a parte, è stato un bel comitato, mi è piaciuto e devo dire che mi è molto piaciuto, perché ho preso personalmente, mi è molto piaciuta la replica, dalla replica piuttosto incisiva che ha toccato alcuni punti che generalmente non vengono toccati, ivi compresi alcuni fatti recenti come il reato di devastazione, non relazione. E io credo che io ho un'ottima sensazione, la sensazione che anche in concomitanza, no, di alcune cose che il gioco quanto ci compattano, come l'uscita di questi che si sono accorti adesso che in Italia bisogna essere liberati, ci sono accorti loro, meno male che se ne sono accorti loro, le radicali hanno fatto questo manifesto, anche di quello che ha parlato e anche su quello io direi che ritroviamo, no, una serie di un senso di appartenenza, vuol dire un ricompattamento che va oltre, essendoci alcune discussioni che abbiamo avuto. Il comitato mi è piaciuto molto, infatti mi sono intervenuti, è stato un comitato fantastico. E questo. Sei riuscito a farlo piacere a molti. Sono riuscito a farlo piacere a molti. Parlamento? Sì. Sì. No. Allora, due piccoli per venire incontro a tre spunti, che diceva Luisa e Dario. Allora, questa settimana sul venerdì di Repubblica, forse tutti in quella giornata in mente di cosa parlo. Si parla di una parte di un grande attore come Servillo, ma soprattutto di un film dove reciterà e che uscirà a settembre a Venezia e poi a Roma, cioè il caso La Vela Tormentata, che non pare ovviamente tratta del caso di Luana Englaro, della letterina di Cucchio. Questo potrebbe essere, come dire, un assist per banalmente nei cinema di sé, dove insomma, ho dei contatti. Raccogliere il film penso di sì. E poi invece una cosa più piccolina, degli amici hanno una piccola compagnia di recitazione amatoriale, una piccola compagnia teatrale tavolo del Super Santos, e Gabriele mi ha fatto vedere in mente di questa idea, questa possibilità. Si potrebbe, con avete esperienza di merito, il vostro aiuto in merito, con le autorizzazioni, previste, eccetera, fare un tavolo anche lì all'interno, vedete, continuiamo ancora, speriamo, almeno quelli che ci hanno i diritti civili, i diritti politici attivi, c'è la capacità elettorale. Un paio di tempi. Allora, sì. 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 Sì.
Per una cosa, certo. Per quella di un'altra. Dicevo che tanti sali. Microfono. Si può confrontarti con le sale, il Fabio. Probabilmente lo proietteranno nel circuito in del circuito di Roma, il film di sé, dove la quale mia compagna può, all'interno no, però può fuori non hanno proprio tracciato per montare per dirvi come stiamo. E non hanno, non penso abbiano mai problemi, non penso anche perché lei me ne ha parlato, a far sì che si possa andare fuori. E questo discorso della partnership, secondo te allora è praticabile? Per fare uno sconto di biglietto, per essere firmato, un voucher? Se ne può parlare, non lo so, cioè non voglio... Ovviamente lo sconto lo copriremo noi, non è completato. Però se fanno 2 euro di sconto a biglietto, potrebbe fare un interessante. Sì, se ne può parlare, non voglio, come dire, alimentare queste speranze, no, serietà, no. Però se ne può parlare. Sì, poi magari metto in contatto con lei, così ti spiega anche bene come potrebbe funzionare. Però, è possibile un anno, diciamo. E poi la curiosità personale, più o meno quanti... Sei. Posso intervenire su questo punto? Sì, dietro. No, funziona per voi. No. Sì, ma tanto che. Divieto assoluto di chiedere a quale potrà. A quale quota si è giunti? È a 6. Mai. Però grazie, perché c'è il rilassamento. La professione è il metodo. Volevo dire, a proposito di questo, mi sono dato la tempo. Non si fare per tutti. Ci hanno prestato il segno, ci hanno prestato il tavolo, sono andato lì, ma non so se questo. I donne di organizzazione erano terrorizzati dall'idea che noi in qualche modo riportassimo via rompessi una scatola a qualcuno, che la gente consumasse di più, per questo avevo percepito, perché ogni volta che andavo, scusi, mi servirebbe una sedia, ma sì, ma mettete più di lato, non mi fate vedere, non bloccate il passaggio, state attenti, cioè ho percepito questa attenzione, quindi pure questo è un dato che in relazione alle partnership, forse vorrebbe occorrere, perché in un momento di crisi c'è anche questa componente che naturalmente temono in qualche modo di distrugge. A anzi, invece mi è stato specialmente chiesto che da Josco lì da 3 anni il permesso sia diretto a rinnovare la postura. Arrivati a questi livelli. Perché si vedono i contributi, quindi lui faceva vedere le persone, noi siamo lì per sfruttare la gente. Per sempre riguardo a note di servizio, aderito alla Federazione della Sinistra, si spera che per settembre sia completo il supporto, nel senso che portino firme, anche se non chiaramente erano chiarissime da quesito sulla libertà dei servizi alla persona, e già da agosto dovrebbero arrivare la prima pattuglia di montagna dalla campagna, non so, non credo bene, credo da Caserta. E io proponevo una flash mob nei pressi del Vaticano sul fatto del testamento biologico. Perché ho notato che, siccome ogni sera cerco di sponsorizzare più, cioè di vedere quale quesito può attirare più le persone, allora lo decidia, va bene, perché comunque gli dici che se vediamo che tagliamo poltrone questi mangiano meno, e quindi quello non si fa leva tanto sulla sfiducia delle persone adesso, perché lo spiego. Il testamento biologico è copia di fatto, fa leva sull'antiliberalismo abbastanza diffuso a Roma. Il quesito sul trasporto pubblico fa leva se sta facendo rapporto a prima nel parentesi della linea B1.
No, infatti, io addirittura mi ero anche fatto due fonti che abolendo i CTA si esprimerebbero 4 milioni di euro, e gli dico, guarda, questi 4 milioni di euro sono 3 treni nuovi per la P1. Magari non è, magari no, però vabbè, certo. E non so, se vuoi inventarci qualcosa sul testamento biologico, sulle volte di fatto, nei pressi della Santa Sede, ai paraggi, al confine con lo Stato Vaticano. Potrebbe essere un buon modo per conquistarsi la prima pagina. Uno può fare, non lo so, non ho idea, però bisogna inventarci qualcosa di anticlericale, anche di anti-PD magari. No, anti-PD no, perché se poi ci portano, perché se poi Zingari da settembre sposa i quesiti, se questi nel frattempo ci portano 7.000 firme, si sposa con Io poi vorrei, visto che sono toccato l'argomento comitato, capire bene quali erano i dubbi sulla questione dei radicali italiani, il partito radicale. Perché io ancora bene non ho capito bene, ecco. Cioè, ecco, appunto, nel senso che appunto il fatto che Viale venga possa essere iscritto al partito radicale transnazionale, ma non ai radicali italiani, per essere al PD. No, al contrario, è iscritto. PD, è iscritto dal partito. La non è iscritta dai miei italiani, ovviamente. Ah, va, certo, sì. E gli fanno problemi, però è, diciamo, lui è un consigliere comunale eletto da di cui non posso togliere la testa. Quindi lui è iscritto, potrebbe essere. Ah, però gli pongono il problema, mentre molti altri. Diceva, mentre molti altri senatori, deputati, consiglieri comunali, cioè, che sono iscritti al partito radicale, le parole che mi hanno raccontato. Non li pongono il problema, perché chiaramente il soggetto politico in Italia è, diciamo, è considerato la Lega Italiana, non tanto il Partito Italiano Nazionale, che è considerato più come una fondazione a destra degli altri, insomma, questo è quello riporto da. No, perché mi era sembrato anche di sentire il discorso di Dembo, c'era una certa perplessità su questa. Forse un po' se ne ha una buono. Siamo un po' velleitari, però beh, io non conosco bene le politiche, assolutamente anti per zero, conosco il merito del partito nazista, quindi non ha. Se però ecco, vuole capire bene qual era cioè anche questa volta che ha fatto il congresso adesso italiano del partito transpartito, il PNR, e questo riferimento è venuto fuori anche il comitato. Cioè, più caro su cos'è radicali italiani rispetto al partito. Mi riferiscono che a Milano, per esempio, c'è c'è stato questo sdoppiamento di associazioni, no? C'è la Tortola, che è quella tradizionale, poi c'è l'associazione radicale terza fissa di Mora, che mi dicono, oltre a non fare un cazzo, diciamo, non si riconoscono i radicali italiani, ma si riconoscono nel partito radicale. Però io, francamente, nel senso di tutta questa. E polemica, a meno che la domanda non fosse, perché a me è parso che fosse un po' sottintesa in tutto il dibattito, però magari io che sono malizioso e che penso male, anche quello relativamente alla votazione dello statuto, saneggiamo un po' la domanda, per dire che cazzo è radicale italiano? E questa era la domanda che un pochettino, secondo me, aleggiava, no? Mi è parsa molto sotto traccia. E a tratti è stata anche poi evocata esplicitamente quando si è ricordato che alcuni nostri esponenti scrivono parlamentari, non so, iscritti ai radicali italiani come Maurizio Dunco, che evidentemente presumo, che devo presumere anche se volendo significare che i radicali italiani non portano un cazzo. Ma penso che nessuno si credo. Meno 6. No, la questione è importante. Ma l'ho incontrato.
pensare anche un po' richiamo all'esperienza che faccio. Il movimento, allora, nel nostro statuto, pratica di Roma, espressamente c'è il divieto di essere soggetto che possa partecipare a competizioni elettorali, altrettanto anche per la radicalità. Allora, dei radicali o di radicali, e su questo Marco è stato estremamente chiaro, poi uno può condividere o meno, e decidiamo quelli per avvenire. Nella sua costruzione, prima in Italia esisteva il partito radicale, che era soggetto politico che partecipava alle competizioni elettorali. Poi dalla partita è uscita fuori questa, per me, grande idea del partito transnazionale, poi partito non violento, per tutto il lungo svolgimento dell'acronimo, neanche mi ricordo mai precisamente l'acronimo, pertanto Sergio può essere un giorno nato mi dà una stampa e vada in testa, cercherò di fissarlo perché la mia memoria è un po' anche lacrime. E Marco in comitato l'ha detto anche in altre occasioni, cioè si ha espressione di un territorio, si vive non come articolazione dei classici partiti, infatti in uno stesso diciamo, territorio, tra virgolette, possono convivere con le associazioni radicali. Il fatto, dico, il potere usare il termine radicale viene riconosciuto da radicali italiani in quanto c'è tutta una precisa disciplina, cioè dalla fase di costituzione dell'associazione, tanto poi la richiesta di una sorta di riconoscimento da parte di radicali italiani e anche di accettazione poi veramente delle norme dello statuto di radicali italiani, radicali italiani. E qui il problema è che molti pensano così di militare in un partito di quelli tradizionali. E così non è, perché il soggetto, possiamo dire pure a questo punto, per essere proprio maliziosi, è il padrone, è Marco. Cioè noi come movimento radicale viviamo una grande assurda contraddizione, il partito radicale vive una grande contraddizione. Ed è il fatto che una società evoluta come la nostra, tra virgolette, nel mondo occidentale, abbiamo veramente ancora il partito carismatico. Nonostante poi se andiamo a leggerci bene oltretutto, cioè forme democratiche di partecipazione, libertà, il fatto di che il congresso si svolga non con i sistemi dei partiti tradizionali, cioè per delega, ma ogni voce a voto. Cosa? Dove ci sono altri partiti che fanno questo, che annualmente fanno il congresso, cioè e il congresso è il momento di morte e di rinascita, che in quell'ambito vengono rinnovate le cariche statutarie, tesoriere, segretario, si vota la mozione generale, perché era la concezione così veramente liberale, radicale della astetta, prova mozione generale. Tu hai detto che del partito si vota la carica dei radicali italiani che non è il partito. Quindi la quanto valgono queste cariche? Allora non è una questione, questa è una domanda. Quanto valgono queste cariche? In che senso? Formulo bene la domanda, perché se no devo pensare, cioè devo fare. Allora, ma qual è il retro pensiero? Allora, del movimento chiaramente ci sono queste cariche. Per quanto tiene la grande preoccupazione, cioè che molti chiaramente poi aspirano così, militando. Aspiro pure diciamo, un carico politico, cioè partecipare i criteri di selezione dei candidati. E questo poi è poi il problema, è uscito poi, almeno non in comitato, ma se fece un po' di tutto, chi è che decide di quei candidati e quali criteri. Signori, chi decide? Allora, il cliente è sempre l'ultima parola all'azionista di maggioranza. Questa è la situazione. Nessuno obbliga nessuno a iscriversi ai radicali italiani o alla galassia. Che
esiste. No. Cioè l'idea della galassia anche interessante, in quanto ci doveva essere questo sole rappresentato da questo altro che è rappresentato dal nazionale e poi le varie altre articolazioni, uscioni e diciamo associazione tematica. Poi con l'ultima assemblea a cui ho partecipato, lo statuto ha trasformato la Coscione in una sorta di sindacato, la cosa che non mi ha fatto assolutamente piacere, anche con alcune modifiche statutarie, proprio rispetto alla composizione della presidenza. E mica ti ricordi come ti sollecitai a candidarti all'ufficio alla presidenza della Coscione, che c'è anche un ragionamento ben preciso, diventi punto di equilibrio, perché forse maliziosamente applico il metodo di Andreotti, penso male, faccio peccato, ma cerco sempre. E si stava determinando quella riduzione a tre della presidenza della Coscione. Per fortuna sei uscita tu insieme, aiutatemi, dell'altro compagno Fraticelli. Vabbè, diciamo, poi dentro la galassia ci sta tutto il figaino, ci sta anche l'ETA, che è una Horus, che poi è una cosa strana anche quella. Il problema è vecchio, sai, con De Guy che diceva no alla trasformazione dell'era in Horus. E questo mi dà anche lo spunto per Johnny. Sì. Come ho già detto, ecco, oggi riprendiamo qualche cosa che pensò Demetrio, cioè le videoregistrazioni, cioè la memoria storica. Come in un'email ho risposto a un invitato: cari compagni, saccheggiate la biblioteca di Alessandria. Saccheggiatela. Siamo fortunati, pure quasi completamente informatizzata. La storia radicale è lì conservata. E poi c'è anche la possibilità, ci sono molti figli, una serie di libri che ti permettono poi di individuare anche l'argomento. Queste problematiche qui, se uno vuole, dico, può benissimo, andando sul sito, trovare un po' la storia. E questa è una cosa estremamente importante. E ti dico, come ho scritto in quella email, siamo fortunati, perché la mia militanza all'inizio, quando volevo capire alcune cose, o dovevo seguire in parte, in sezioni, in assemblea, o se no dovevo diventare il topo del figlio. Difatti, a volte tornavo a casa con mamma che mi faceva solo così, perché diceva: ma dove cavolo sei stato? Tornavo impolverato e a cercare, cioè, si è avviato la stecca, cioè, no, cercando così documentazione, no, che prima era veramente tutta cartacea, volantini, eccetera, eccetera, archivi che mandavano ai pazzi, praticamente erano sistemati. Noi cioè abbiamo questa grande fortuna, veramente non facciamo che accada che le perle, ma io qui le gocce, cioè, ce l'abbiamo, consultiamo, è un piccolo sforzo. Però rispetto a questo qui, visto che i radicali Roma, io avevo fatto una ricostruzione, ma anche politica, mi metto a ricostruire, cioè il file ce l'ho PDF, però vorrei che poi venisse depositato e sistemato così sul sito di Radica di Roma, che posso pure permettere ai compagni, dico, di rivedere cosa avevamo fatto, ma per capire anche il presente, poi anche il futuro. E mi impegno in questo senso. A sto giro, se non lo mettete, le conscio, eh? Sapete, no?
Facciamo parlare di meglio? Io mi sono iscritto a parlare mentre parlava Alessandro, in realtà mi ha spiegato una risposta alla tua domanda, la domanda che aleggiava nel comitato, no? Del che cosa sia radicalità e verità, però volevo partire dalla comunità che sono poi le sì. Vedendo un po' da lontano, vivendo da lontano queste esperienze, mi sono veramente il tempo di dedicarmi quanto vorrei a cercare la mano. Che questa sera, anche se tendo qui soprattutto gli altri, potrebbero così. Io credo che questa cosa di agosto, l'idea della tenuta sia l'immagine che dobbiamo portarci a casa. Veramente agosto è un mese difficile per tanti, tanti motivi, per pleonastico ripeterli tutti. Però questa possibilità che si è aperta, e ti assicuro che non sempre è stata così, la comunistica dei municipi, io credo che vada sfruttata proprio nella tenuta di agosto. Cioè la scarsa disponibilità anche della militanza potrebbe essere concentrata senza necessità di occupare il suolo pubblico, senza necessità dell'autenticatore, quindi di aggiungere spese, nella presenza fisica, come tante volte ci ha detto Mina che ha fatto al decimo, ma farlo anche negli altri municipi. Quindi non serve essere in due o tre, basta essere anche da soli, uniti di locandina e fare un po' quello che fa la Lega sul territorio, scusate il paragone che mi farà scritto da soli, prestarsi al servizio della gente. E quindi mettersi lì, con lavoro col volantino, signora, signore, quando ha finito di chiedere il certificato, la pratica che deve, ti ricordi che è la stanza o comunque esso sia locato, può firmare un referendum che riguarda la montagna. Io credo che ad agosto sia il momento dei municipi, perché poi a settembre ricominciano le scuole, ricomincia il caos della vita che ogni volta, come dicevo da anni, siamo convinti di organizzarci al meglio, che sarà un momento in cui la mattina presto. Invece noi potremmo sfruttare la nostra debolezza facendo diventare una forza, perché ci costa zero e ci permetterebbe, a mio modo di vedere, di convogliare molto. Anche perché l'idea potrebbe essere quella di mettere sul sito una sorta di centralino d'aiuto, non so, facendo riferimento a noi, chiunque può chiamare e noi possiamo specificare dove è possibile andare a votare nei vari, scusate, a firmare nei vari municipi. E un'altra idea che si potrebbe aggiungere, se c'è qualche giorno in volenteroso, offrirsi anche con una sorta di servizio navetta laddove ci fosse la dislocazione in vari luoghi. Ribadi a quindi in alcuni casi la risposta contiene domande un feedback anche da parte di su Facebook, da parte di persone che andavano, abbiamo provato a firmare il nostro municipio, quello non ha i moduli, quell'altro ce l'ha da poco, quindi già è un primo incontro che è stato molto utile. Ci serve anche proprio per quello, magari perché saremo noi a portare un moduli pubblici della forma a casa. Quindi io credo che agosto vada pensato in questo modo e l'idea dei referendum days, faccio una piccolissima presentazione per chi diciamo non è proprio da molto tempo, soprattutto per chi ci ascolta in questa chat, i referendum days sono pensati territorialmente con l'aiuto della militanza di tutta Italia, quindi bisognerà pensarli centrati verosimilmente nel fine settimana o in due fine settimana, in cui c'è l'auspicio che i Parini, che tanto per dare un nome e cognome, ma tutti i radicali d'Italia che potessero, calino a Roma come i nazireneti e ci consentano di fare, diciamo, quei giorni forti che servono a fare tante firme, a dare entusiasmo, e quindi che fanno pensati per i primi, secondo me, giorni di settembre. E allora bisogna lavorarci ora per farli riuscire. E ritengo che sia importantissimo per il tipo di sensibilità che si trova anche sulla stampa locale di questo disservizio della P1 che Alemanno si è, diciamo, pretenziosamente con troppa fretta pregiato di aver aperto e poi ha scaricato sull'utenza una serie di problemi che non aveva non più di quanto persona, ma più di quanto amministrazione adeguatamente preventiva. E allora io credo che sarebbe una cosa buona pensare questi referendum days
su tutta la metro, ma direi soprattutto sulla linea B, soprattutto perché è veramente di gente, come dire, pensare un eufemismo un po' alla Papavino di Battista, di gente incazzata ce n'è tanta, e credo che volentieri darebbero seguito alle loro rimostranze, anche perché la metro rischia di aspettare da 2-20 minuti, come è successo a me, che ci ho messo 1 ora e 10 per arrivare da Firenze a Tiburtina, che ho aspettato 25 minuti la metro alla stazione, come metà, normalmente è più maestro di me. Rilancerei, se già io non so, sapete, ma ancora molto tempo, magari avete già pensato, l'idea di Radio Radicale, soprattutto ad agosto, se noi riuscissimo ad avere, non nella conversazione Pannella Bordina, che è veramente per pochi addetti, ed è difficile che faccia un pubblico diverso o comunque di quello che hanno sera. Però un notiziario, se parliamo con Paolo Martini, ci desse per un paio di settimane uno spazio della mezz'oretta, soprattutto in un palinsesto estivo che forse sarà più scarno, immagino, da caricare, e in una di queste infilarci non Pannella a studio, con intervista delle cose, perché quello di promozione dei referendum days, è chiaro che Pannella che invita la militanza nazionale a scendere a Roma, dire sapete scendere, lateralizzarsi a Roma per dare una mano, potrebbe avere una valenza per i nostri scopi, cioè sull'ascoltatore già indirizzato da radicale, sicuramente maggiore di quello che ci vado io la Carriccioli, è probabile che non venga nessuno, quindi lo eviterei comunque la testa. Carriccioli, che devo dire, io apprezzo sempre molto, trovandomi spesso in disaccordo con lui, però è adesso perché non può ascoltare. E quindi sui referendum, sui referendum, questo mi viene da dire e da pensare. Il divieto assoluto espresso con la sua solita tecnica molto soft da parte di Piero Bonanno, io mi permetto di interpretarlo, poi lui mi dirà se ho interpretato correttamente. No, non faccio le leggere, faccio il. Poi ci dici che vuol dire. Faccio il ricordo di quella che è stata già un'esperienza, il referendum regionale, un'esperienza andata molto male in termini di risultati, molto bene in termini di altri aspetti. Quello che si creava sempre era l'ansia da prestazione, per cui noi ogni martedì ci trovavamo a dire quante firme abbiamo fatto e lì ne facevamo veramente poco, perché non era capace la guida e perché la militanza era comunque scarsa. E immancabilmente, posso assicurare immancabilmente ogni martedì, verso la fine della riunione c'era qualcuno che diceva allora ci mancano 42.000 firme, 7 settimane, un giorno passino a settimana, 947 firme, è una cosa che ti uccide, perché il giorno dopo invece di fare 947 ne fai 870 e dici facciamo le mani. Questo è il senso del divieto assoluto. E un'ultimissima cosa, l'ultima cosa che poi era il motivo per il quale mi ero iscritto a parlare, io ho colto in questo comitato, adesso qui rischio di interpretare sempre le ombre, però non vi dico come l'ho vissuto, un tentativo onesto di affrancare radicali italiani da una certa nebulosità e un tentativo altrettanto onesto, ma secondo me piuttosto deciso da parte di quello che Piero chiama l'azionista di maggioranza, di rimarcare come radicali italiani non sia l'espressione politica italiana del partito radicale non violento, transnazionale e transparente. Non so chi di voi ha sentito la trasmissione di domenica di Pannella, e credo che abbia esplicitato proprio, se, non so se prende i cubi dell'acqua in quel momento, ma visto che sono quasi a stemmi di pomeriggio, grazie che abbia sentito bene, e, lui ha proprio detto che i radicali italiani
è un'associazione italianofona, così come la Cuscioni, così come nessuno da Picaino, così come c'è pace senza giustizia, e che quindi non tiene in sé il deposito della politica, intesa nel senso istituzionale, dipartimentale. E questa sua esplicitazione a me era stata chiara quando, mi ricordo, sono stato fissato, quindi l'avrete votato ormai, perché l'ho sentito in diretta, l'intenzione di convocare i lavori della sessione italiana del partito. E a me è sembrata un'idea quasi venuta di getto, dopo aver letto la proposta di modifica dello Stato. E quindi ho interpretato un po' tutta la dinamica. Io chiaramente, come voi sapete, rispetto e ammiro moltissimo Marco Pannella, su questo punto sono in discreto disaccordo, nel senso che non si può equiparare i radicali italiani alle altre associazioni tematiche italianofone, per il semplice motivo che nel congresso dei radicali italiani abbiamo sempre il tenore di dire che la gente interpreta in questa sigla l'espressione della propria ambizione di rappresentanza politica. Siccome questo io non lo ritengo un peccato, al più, volendo essere generoso, lo posso ritenere un rischio, non vedo perché non si debba valorizzare un'espressione, anche perché le istituzioni territoriali non hanno la rappresentanza politica sul territorio, ma sono espressione della militanza radicale sul territorio, si riconoscono i radicali italiani, tranne alcuni che fanno la scelta di non riconoscersi. E quindi io non è che volevo spiegare ad Alessandro Guerra, perché sono convinto che lui sapesse meglio di me, però mi aveva suscitato questa risposta memore della trasmissione di domenica, che mi aveva un po' chiarito, e devo dire non del tutto convinto qual è forse la posizione attualmente. Ultimissima cosa, le proposte di modifica dello statuto presentate al comitato, che naturalmente per il metodo scelto, quello la sostituzione in blocco, ha determinato il caos, perché nessuno ha saputo gestire una situazione che è sembrato quasi, diciamo, non so chi di voi ha figli grandi, ma insomma la prima volta che il tuo figlio adolescente dice ma che cazzo stai a dire, la forma è stata molto violenta, la sostituzione in blocco di uno statuto, tant'è che Pannelli ed altri hanno avuto proprio una reazione di stativa di pelle. Dicevo, io di quello statuto ho apprezzato invece pressoché tutto, tranne il preambolo, e quindi dico l'ultima cosa che ci dà. Il padre non si conosce. No, no, beh, il padre è assolutamente conosciuto, anzi i padri, però il preambolo, francamente. Ecco, se l'avessero fatto senza preambolo l'avrei considerato. L'ultimissima cosa che volevo dire sulla questione dei voucher, la partnership. C'è un po' l'allergia, però ovviamente come sempre se fai in casa radicale si farà quello che la maggioranza di cittadini fare o con il caso di cittadini. Però così a pelle, se tu mi dici che mi porti la prova della firma, io se faccio lo scudo. Però non funziona. In cui hanno nove. Sì, sì, appunto, dico magari in funzione, no, se funziona. No, scagli. Sì, no, ma il sito di cultura cattolica per il concilio vaticano. No, dico una reazione di pelle, poi ragionandoci probabilmente ha un po' senso. L'ultimissima cosa lo dico a beneficio della televisione di chi ancora non si è presentato durante la chat, l'intervento iniziale di Johnny sui tavoli era ovviamente premeditato, mi stava scherzando, perché i tavoli sono un'esperienza che si può definire noiosa solo quando si hanno alcuni mesi o anni di esperienza alle spalle. All'inizio è entusiasmante, perché è un'esperienza che puoi fare solo al tavolo e poi decidere se ti è piaciuto o no. Okay. Però fermare le persone, metterti in gioco con la tua intelligenza, il tuo da per dire, e avere le spalle grosse per sopportare anche gli insulti, è una lezione utile. Poi dopo un po' di mesi, dopo un po' di anni, ti va a noi. Però da all'inizio. Ti viene a noi quando stai il giorno a fare... questa roba della domanda era quella la roba che mi hanno raccontato di me.
Allora, buonasera a tutti. Io non volevo intervenire stasera perché vengo da 9 giorni di vacanza, quindi non ho il cervello allenato, industriato alla politica, o politica radicale al mio livello. Però oggi ho letto nella mail di Roma una cosa. È stato uno scambio di battute tra Luca Padalino e Gabriele Di Battista. Gabriele, nella prima riga di risposta a Luca Padalino su un argomento di battute, appunto, gli dice: permesso, tipo, che tu non capisci un cazzo, e poi va avanti per la sua strada. E Luca risponde: stai zitto, tu punce. Certe cose non accettano nessuno, almeno non la dice. Allora, premesso che secondo me la cosa più brutta l'ha detta Luca, però mi ha dato fastidio quello che come ha parlato Gabriele. E mi ha chiesto perché mi avessi dato fastidio. Poi ho capito. Mi ha dato fastidio perché Gabriele ha parlato con le parole di un'altra persona. Nel corso dei pochi anni che io ho incontrato Gabriele quando parlava qui non ha mai parlato con me. Quello è un modo di parlare del signor Marco Pannella. E quando una persona giovane comincia a frequentare una persona adulta, c'è il rischio che cominci ad assumere i comportamenti. Ora, questi sono i comportamenti non solo di un individuo adulto, ma anche e soprattutto del padrone. Il padrone, perché il signor Marco Pannella è il padrone di questa cosa chiamata radicale. Allora, cogliere che un ragazzo veicoli un pensiero altrui perché parte l'ennesimo meccanismo di sudditanza verso il padrone di casa, assolutamente involontario. Fa capire che quello che Radicali Roma ha cominciato a fare da quest'anno, una lotta netta, diretta, verso l'idea assolutamente folle di un partito padronale, è una cosa migliore. Perché non si nasce Danilo Quinto, si diventa Danilo Quinto. Non si nasce Daniele Capezzone, si diventa Daniele Capezzone. Allora, quando io ho cominciato a vedere che esistono dei meccanismi di non capire che se tu stai a casa di un altro, tu puoi assumere tre comportamenti. O il comportamento dell'ospite, o il comportamento del subito, o il comportamento del servo. Questa cosa qua è diventata il mondo radicale. Per cui il signor Pannella si permette di dire che il radicale italiano non è una cosa, non è un'altra, dall'alto di nulla. Perché il signor Pannella non si è mai presentato a una elezione di una carica politica dentro i radicali. Allora, radicali italiani non si può presentare a elezione, radicali Roma non si può presentare a elezione, radicali, dico Alessandro, radicali Squilino non si potrà presentare a elezione, radicali Via Galilei o Via Bondi non si possono presentare a elezione.
il Partito Radicale non violento internazionale da Spartito non può presentarsi alle elezioni. L'unica cosa che può presentarsi alle elezioni è una cosa che si chiama lista pannella, a cui si accede, anzi, non si accede, è perché è di proprietà. Ora, questo manicomio, perché è un manicomio, fa in modo che noi ci troviamo all'inizio di agosto con una campagna referendaria lanciata da una cosa che si chiama Radicali Italiani e che noi stiamo oggi cercando di fare in modo di poterla lanciare ancora di più, visto che nessuno o nessun grande leader politico ha fatto un'intervista per lanciare queste cose, a parte il segretario, nessun deputato, nessun senatore o altro. Allora io mi metto un attimo nei panni di un radicale che sta a Aosta. Quello dice, si stanno a fare il referendum a Roma. Bilancia Radicali Italiani, ergo l'intero partito è in massa su questa cosa qua. Allora, io non lo so chi ci sta a guardare, chi ci sta a ascoltare, com'è sta cosa qui, ci stanno la cultura per noi. Ma io vorrei dire a queste persone qua, non venite a Roma. Non venite a Roma, perché se Emma Bonino non è mai venuta a un tavolo radicale durante la festa del PD, perché io devo illudere un compagno magari dall'altra parte d'Italia a spendere i soldi del treno, di stare qua, di fare il terrotto o altro, quando questa cosa qui sembra che riguardi soltanto radicali Roma. Se io guardo questa cosa qua dall'esterno, pandemia, dico però i compagni radicali stanno a fare una cosa, otto referendum a Roma, quindi tutta quanta la battaglia politica radicale dovrebbe essere focalizzata su questo. Tocca chiedere a loro che in realtà stiamo a portare avanti questa baracca, o stanno portando avanti questa baracca 10, 12, 15, 20 persone. Questa cosa ha in se stesso una fobia, sì o no? Cioè una cosa chiamata radicali italiani si batte su una cosa che riguarda Roma e quindi ha una valenza nazionale, chi ci dietro e chi ci stanno 10, 20, 30, 40 militanti della Lega di Roma. Questo è quello che produce un'idea padronale sostanziale del movimento radicale. È proprio questo quello che viene prodotto. Lasciamo stare, per carità di Dio, il modo con cui il movimento radicale ha incrociato o sta incrociando la non violenza. Lasciamo stare. Sta per un'ora di quattro giorni di sciopero della fame. È una buffonata perché... Sono stato io. Ebbene, io faccio quattro giorni di sciopero della fame perché cosa? Non si capisce. 20.000-30.000 persone illuse che quei quattro giorni servissero a qualcosa. Poi la rivendicazione che i mezzi di informazione non parlino dello sciopero della fame. E qui la non violenza è stata praticamente fatta a stracci, perché non è lo sciopero della fame che prende su se stesso la violazione della legge per far emergere la contraddizione. Eh no, io faccio lo sciopero della fame e così tu sei costretto a parlare di me. Tu stai. Questo qua si chiama ricatto. Questo è quello che si è arrivato un'idea assolutamente padronale del movimento radicale. Allora, io non so come si possa uscire da questa situazione. Noi accettiamo pure che sia una cosa normale che all'inizio d'agosto, un mese dalla partenza dei referendum, stiamo chiedendo, o vogliamo chiedere, ai leader radicali di fare delle interviste e di lanciarle. Ma il compagno di Lampedusa dice, ma scusa, ma questa cosa non si poteva fare prima. Ma il 5 di luglio non si poteva lanciare con tutti quanti i leader... Ma allora questa cosa che si chiama la legalità di gay è una scusa per dire che qualcuno è contro quell'altro? Così si forma un altro che è contro qualcuno, e così con 10 persone si governa che un partito che sta allo 0,5%.
Questa è una cosa fondamentale. Non si governa un partito perché non senza nessuna prospettiva, nel perfetto stile di isolamento a un anno dall'elezione. Questa è la condizione, per cui poi a me dispiace di sapere, non di vedere, di sapere, che ci sono dei militanti radicali che stanno svalvolando, cioè persone che vogliono ogni giorno fare dei danni, progettare, quando in realtà non c'è. Siamo qui in questa riunione, giustamente Luisa ha detto, ragazzi, calmi, tranquilli, passare agosto, perché noi non abbiamo le forze per poter incidere pesantemente a Roma. Perché giustamente pochi militanti non sono capaci di mettere la legna che serve per fare una cosa del genere. Non dico fatto che chiaramente i militanti magari vanno per strada e danno di fare che vede che i compagni si fanno il mazzo e quindi soltanto la struttura di questa condizione qui sta facendo passare l'intero meccanismo radicale da una sconfitta all'altra, proprio con un enorme perlegalismo. Io non so se noi riusciamo all'inizio di settembre a lanciare quella che dovrebbe essere auspicata come iniziativa dei referendum days. Io spero di sì. Spero di sì, perché secondo me i radicali hanno bisogno di questo. Ma ne ha bisogno la politica romana, la politica anche nazionale. Però temo che questo modo di strutturare l'organizzazione politica radicale voglia proprio ridurre le cose in questo modo. E quindi quell'involontaria prima riga di Gabriele mi sembra una cosa molto più seria che non invece una battuta agre verso un altro compagno. Mi sembra l'ennesimo giro di giostra. Proprio oggi che Danilo Pinto ha per l'ennesima volta parlato di una serie di probabilmente, sicuramente le sue, c'è una cosa estremamente pericolosa in atto, la patente di carisma, di carismatico al padrone. Qualcun altro tuo intervento? Qualcuno che non ha parlato? Allora, passiamo anche con gli interventi, quindi Alessandro. Io ho fatto un accenno al comitato, mi ripeto, mi è piaciuto un po'. Ho richiesto la parola perché vabbè, visto che allora se ne parla, nel senso io avevo sottolineato le cose che mi sono piaciute, ripeto, il comitato mi è piaciuto. Poi è ovvio che in un'altra lettura il comitato è stata una resa dei conti. No, è successo in questo comitato per chi non c'è. È successo che una commissione di compagni è stata incaricata di redigere le modifiche statutarie, belle, brutte, concordo peraltro con Demetrio sul fatto che il preambolo fosse francamente imbarazzante. Senso che si diceva che abbiamo attenzione a un diverso, differente, al distinto, infatti al distinto, paga la fine al distinto. Comunque, al di là del preambolo, è successo questo. Questi hanno lavorato a queste modifiche statutarie e la finalizzazione di questo lavoro è stata, nella sede, si doveva
discutere. Il lavoro che avevano fatto, sostanzialmente, questa sede, all'interno di questa sede stessa, c'è qualcuno che ha detto che andrei a casa. Allora ne parleremo, no? Però poi forse ne parleremo. Tra l'altro non sarei una portata in grado personalmente di votare su uno statuto che ho letto due giorni prima, che dovevo mandare due giorni prima. Però a me pare che qua si contrappongano due fazioni diverse, ognuna delle quali da esprime poco niente. C'è una componente, diciamo, importante del partito che tende a svalutare, tende a dire istituzionalmente i radicali italiani, una roba così, che esiste, non esiste, certo. E c'è un altro gruppo di persone che invece di farsi carico di questa roba e di fare qualche cosa, praticamente, non è che voglio dire proprio studiamo machiavellico politico pesante, mirano in qualche modo a pigliarsi da radicali italiani, cioè pigliarsi la maggioranza di niente. E a me mi pare che questo quadro generale, forse tra queste due fazioni sarebbe bene trovare spazio per metterci qualcuno che voglia fare di radicali italiani qualcosa, cioè che restituisca o che dia, perché non mi dimentico adesso, io non, quando ai tempi della buonanima di Capezzone, io ero giovane di militanza e quindi tante robe non le capivo e poi le ho interpretate a posteriori, no? È evidente, mi pare evidente che radicali italiani è una crepa di Capezzone, che questa crepa è stata coltivata e che il pericolo contenuto nel far sì che radicali italiani diventi qualcosa si è concretizzato, no? Quell'epoca là, per cui a quel punto, anziché, come dire, evitare di allevare un Capezzone, perché il Capezzone giustamente caso è stato allevato, non è che è nato così, ovviamente alcune cose altre penso che se lo fanno così, che cosa si è detto? Come facciamo a non allevare Capezzone? Gli levavamo la scatola in cui se venissero dentro altri 20 scorpioni come Capezzone, li mettiamo in una gabbia, che la radicalità diventa una gabbia, per cui Capezzone bis, Capezzone del, Capezzone non diventa inoffensivo, no? Io invece penso che il punto è che io penso che i radicali italiani, la misura del fatto, cioè questa roba che dice Carlo, la mancata partecipazione del partito a un'iniziativa che è di radicali italiani ed è di radicali Roma, perché così l'abbiamo congegnata, rientra in questa logica, no? Rientra nella logica di dire vabbè, adesso devo mettere a servizio di questa associazione qua, che è un'associazione tematica. Ricordo, a beneficio di coloro che si fossero distratti in quel periodo, che al di là dell'aspetto tematico, io non penso che l'aspetto tematico sia decisivo, cioè non è credo che sia decisivo, come dire, l'impostazione a 360 gradi di un'entità o la sua concentrazione su alcuni temi. Ricordo che lo stesso trattamento, lo stesso processo è toccato all'associazione Buscioni, essendo tematica, in un certo momento storico aveva delle mani una roba che poteva diventare divampante, dirompente e poteva fare la rivoluzione in questo paese, perché dopo Welby poteva essere completamente una rivoluzione. Il risultato, vuoi o non vuoi, e te deve come pare, è stata immediatamente la devaluazione, il cratere al suolo, la devaluazione per scioglie, come era conosciuta, il rilivellamento, come se questa galassia fosse in realtà una complesso di casette che bisogna tenere tutta la stessa idea, appena una sale bisogna subito dissecarsi le fondamenta, e vero è che in quell'epoca che non si parlava del referendum romano di abilità, non si parlava di cose, si parlava di eutanasia portata avanti ai massimi livelli, una campagna veramente dirompente, per cui allora quella di Giorgio Welby venne accantonata per motivi mica tanto diversi da quelli che ci vengono portate sul referendum. Non è che qualcuno disse a me che l'eutanasia non prendeva un cazzo, semplicemente si sottrasse al movimento tutte quelle risorse che in quel momento stavano in quella cosa, perché per organizzare una roba del genere, oltre al fatto che non è che il Giorgio Guerri nasca un maggiore, il ci vuole il Giorgio Guerri,
c'era una serie di persone che io ricordo che cito a memoria, oltre a me, c'era Marco Cappato, c'era José De Falco, c'era Carmen Sorrentino, c'era Giulio Innocenzi, c'era tutta una serie di persone che lavoravano su questa cosa e che immediatamente, dal giorno dopo, furono presi e messi a lavorare su altro. Chi con più voglia, vedi Cappato che dire, si applicò immediatamente alla liberazione di Saddam, con la volontà, chi con meno voglia come me, che infatti con la liberazione di Saddam, se fosse per me, nel senso io non ho alzato il dito per Saddam, e chi addirittura se n'è andato come Chiara Valli, che non so se si può qualificare come radicale, ma era un ambiente pensante, una persona molto che in quel periodo ha preso e se n'è andata proprio, ha preso e ha detto, sapete che c'è? Allora, io penso che sia arrivato il momento non di partecipare a questi giochini per pigliarsi, radicali, italiani, lo vogliamo noi, lo vogliate voi, leggiamo il segretario nostro, queste sono cazzate che veramente uno si può divertire, ma è come giocare a risico su niente. Ma per provare a buttare dentro a questa cosa un po' di roba, cioè provare al prossimo congresso, per esempio, a fare in modo che su una proposta che testimoni il fatto che radicali italiani diventa qualche cosa, contatti. Cioè su questo io credo che valga la pena i contatti, non sul segretario, sul mica segretario, sul deporto mio, sulle liste, o sul sistema di elezione australiano, sulle cinquine, o su queste stronzate. Io non lo so, io nella mia mente ce l'ho qualche cosa che potrebbe essere dirimente da questo punto di vista. Credo che sia il caso di cominciare a ragionare in questi termini, perché capo mi ha fatto riflettere su una cosa, cioè l'adesione di Lipparini, adesso io dico Lipparini, ma insieme a lui c'erano altri 3-4 militanti, alcuni molto giovani, molto entusiasti, che ci hanno detto, ma noi veniamo a Roma, e vi dà una mano, trovate chi ci ospita, voi l'avete fatto per noi, voi non siamo per voi. Quando uno riflette sul fatto che si chiama come qua, dobbiamo chiedere a sicuramente lo fa, di fare dei discorsi, dobbiamo chiedere, vediamo, l'altro giorno mi sono sorpreso, l'altro giorno stavo con Lipparini alla Fontanella, a Milano, era la Fontanella, il cinque, allora vanno, quale fosse, ma qual è il parlamentare che sa chiedere, lo fa volentieri, come se fosse, diciamo, chi è che ci fa sto pavone, no? Allora si è detto, forse, per la sua spirito, per tua, come fa, non so, chiederò, così farò, per consigliere elettorale, ma cioè, e francamente, rifletterci oggi, come noi abbiamo interpretato quel senso di non voler fare, di chiedere per favore, individuando anche quello che si rompeva meglio con i giovani, forse Donatella, ma non ho Donatella, insomma, francamente un po' imbarazzante, non perché, cavolo, in modo un po' estremizzato, non certo perché appunto il partito si deve puntare appunto su queste tante, anche la battaglia della giustizia è importante se fosse puntare in modo, però insomma, diciamo che questo potrebbe essere uno dei temi del più importanti su cui lavorare. Io sulla non violenza avrei fatto probabilmente un intervento al comitato. Non l'ho fatto perché ho visto che proprio il tema di discussione era un altro, per cui sembrava come se uno deve essere a cantare la canzone dei Gregori che ci sta a cazzo, lanciando un sasso allo stagno senza possibilità. Però lo spiega meglio a me perché lo sa, io non so per sentito dire, ragazzi. Insomma, senza dire. Ma è chiaro che con 4 giorni di digiuno fatti in questo modo non si fa più niente. Cioè, quello che devi essere, credo che tu debba diventare in quel momento uno strumento di passaggio di un'istanza da una parte all'altra e assumere su di te, come dire, nel caso specifico, per esempio, la sofferenza, il dolore, no? Che renderlo evidente attraverso il fatto che tu te ne fai carico. A me mi pare che, tranne il fatto che c'è stato una persona, come essere vivente che dopo il mio cane, che siccome è abituata che dentro Radio Radicale sente gente che parla, pensa che se gente a casa è più tranquilla, si è sentita il Requiem per 34 giorni di la corella era un po' diversa. Approfitto della pausa per salutare i compagni che ci stanno seguendo, per esempio prima
si sentono bene, quindi il test funziona. In questo momento abbiamo 5 persone che ci guardano e 2 persone che stanno interagendo in chat, e sono Gabriele Giannotti e Andrea Deliberato, che saluto. Dopo una speculativa della realtà, l'ambora. Ecco, dopo io ti pregherei, meglio dovrei farsi gli abbracci per fare la vita. Condivido tutto, perché anche io ho la stessa precisa sensazione che tu cerchi di mostrare. Guarda caso, stavo parlando un attimo su libero arbitrio e bla bla bla, per sentire unico, e gli ho inviato un articolo di un bambino contentessa che il docente ha fatto da di Gerusalemme. Ci sono dei rabbini che sono ortodossi, si curano affinché la Torah non divenga mai ortodossi senso dove si muove. E lì proprio c'è il problema del libero arbitrio, che di dare nasca il pensiero unico e poi si trasforma in setta di intolleranza. Passa veramente passare questa tua riflessione. Aggiungiamo pure che c'è anche un effetto è inconsapevole, è fatto proprio mi sento dentro del primo periodo. Infatti io faccio Shabbat, per me è un'istituzione, infatti mi vedete per convivere di voi, sono invisibile sui social network. Però se perché? Perché non mi voglio far prendere dentro la spirale, perché stando sempre dentro il luogo si entra a far parte di un meccanismo e inevitabilmente il nostro cervello sempre di bombardare da questo ragiona solo esattamente dell'ambito da dentro delle logiche perverse che poi generano i mostri ne abbiamo provocati. Azionista, padrone non mi piace, perché padrone da connotato negativo, una mungiata padrone trovato. Qualche telefono, qualche cosa che mi insulta. L'unico se sì, diciamo comunque anche l'unico azionista. Dicevo che così è una contraddizione interna. C'è uno dei più attori, però poi vedete che c'è questa figura carismatica, non è che sua, è un sostantivo, non so, in questo è un limite, un pregio, sarebbe il caso di saperlo arido, per i dati, un colloquio con Marco. Invito a fare lo Shabbat, c'è cioè un bel periodo di astensione, perché in realtà in meditazione non si può niente se ragazzi sono maturi per camminare con no, mi sembra no, ma forse c'è anche giustamente le sue ragioni. E per ritornare poi al discorso del comitato, questo statuto. Ma condivido in pieno Sandro, ma perché? Perché pure qui si è perso l'abitudine di rispettare la regola d'oro, la forma di sostanza, cioè la procedura. Se noi
stare così. Dopo, c'è poi questo candidato, fatto un grande esercizio, che cos'è questa crisi finanziaria globale, dovrebbe essere poi veramente approfondita, dovrebbe essere posto in modo proprietario all'interno del settore internazionale, perché invece che sta facendo Marco Pannella, implementare, costruire nuovi istituti però di risprudenziale, però possono pure allude così al fatto di iniziare a costruire un governo mondiale, possono pure lasciare il tempo, se dobbiamo attendere così effetti positivi di un procedere sul piano giurisprudenziale, può essere che mio nipote, quando era qui, nonno sta ancora aspettando. E pertanto c'è il contributo di Paolo, ma cito lui, ma per citare tutti gli altri che su quell'argomento hanno dato il loro contributo, per cui anche contestato, ma cioè, perché non iniziamo a questo punto a mandare a far culo il paradigma PIL, che è un paradigma assurdo, completamente che sta attuando anche i principi della fisica. Viola il principio, secondo il principio di termodinamica, viola quella equazione di Einstein, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, che definisce un sistema chiuso, un sistema in evoluzione all'infinito, definisce un sistema finito, quindi invece dovrebbe essere infinito. Un grande teorico di economia politica, poi anche il continuatore di quella economia politica classica, ecco, per cercare di altrimenti dedicato, sto parlando di Carlo Marx, nel terzo libro inizia a fare penso che vede quello la tendenza di caduta del saggio, di profitto, e lo analizza per bene, perché trova nella natura di perdere il rapporto di produzione capitalistica. E su questo poi, se noi diciamo il paradigma PIL, c'è un po' per fottere, ma un compagno, iniziamo a crearci, a dettarci, a fare il per lettere la realtà. È stato infatti la mia sensazione che Emma sta diventando ancellare sistema globale di questa finanza priva di regole. Questa è stata una cavata dai coglioni confuse. E tutto poi è come io in modo sintetico dico che in un certo momento cominciato questa situazione da l'esperienza rosa in punto e la scelta di fondatore. In termini di esperienza mia personale, nazionale, ero scritto, continua adesso anche a
di scrivere, quindi sto facendo funzioni selettive. Da quando potevo, visto che avevo una disponibilità anche con tutti extra, e radicali italiani proprio di immaginare. Scusate, cos'è questa esperienza? Solo nel verso 2004 ho iniziato a vedere, fammi provare a mettere una striscia, perché fin dal primo momento il mio intimo glitch, l'impressione di Capezzone su Capezzone era negativa, e tutte le volte che non sono ha dato fiducia al mio naso, c'è qualcosa, non frazionalizza, ma sento qualche cosa che non vada. E diciamo, prova la pesce, infatti poi il mio naso aveva ragione. E siamo arrivati al punto che prima la reclinazione del cervello. In quella situazione dove veramente poteva dare un grande contributo di accordo politico con il governo Prodi di passare immediatamente subito a decreti di legge, anche c'era stato fatto un accordo di parte su un decreto di legge, tutti i provvedimenti fatti per condizione attività produttiva in cui era un momento, diciamo, un'altra espressione democristiana, era titolare di quattro ministeri, cioè la potenza di quattro ministeri. Abbiamo visto cosa è accaduto, il dramma di quel comitato con la sua presenza, e poi da quella grande sconfitta è uscito poi un'altra bella azione politica. Cosa. In effetti tutto questo ambaradam sta portando che ognuno si fa gli affari propri, vediamo questi referendum e li sosterrò, anche se so che hanno altra ben altra visione. A questo che azione che so. Il problema di tempi è perfettamente ragione. No, Piero, io ribadisco quello che tu dici, è così tanto interessante, no, come delle allusioni, nel senso che qui stiamo facendo una mossa all'indietro. No, ecco, c'è il problema è... i compagni saccheggiate la biblioteca di Alessandria. La mia affermazione, io la metto in modo sintetico, emerge tutta la cattiva coscienza, è quello che poi la Francina ha parteggiato Alessandro e lo sottoscrivo in pieno la descrizione della verità. Grazie Piero, ben capito la tua interpretazione della vicenda Capezzone. La mia personale, a parte il giudizio sulla persona, che comunque è stato forzato il regolamento per evitare che la leadership fosse compesa. Questa è stata la mia personale interpretazione all'epoca, in cui ero molto lontana da Roma. Ah no, non deve essere una... avremo modo di discuterne. Tornando invece a una cosa più contingente che in quella che sollevava Carlo, cioè del isolamento della nostra associazione nella inserire del referendum, io inviterei a evitare una situazione che si è creata la prima settimana, la seconda, mi è stata
2009, sì. Esatto. In cui alcuni mal di pancia sono stati tenuti fino alla fine della campagna e non si sono mai tradotti in nessuna iniziativa politica, nel senso che mi ricordo vagamente che venivano sollevati delle questioni interne ma anche esterne sull'appoggio che avevano da parte del movimento sui referendum. E nonostante tutto decidiamo di continuare. Ora, senza in alcun modo arrestare una campagna che comunque dal lato nostro secondo me sta procedendo molto bene, sul livello dei finanziari, delle buone proposte, su cui si sta andando avanti. Io direi, forse i punti che sono levati sull'altro vale la pena di tenerli a mente e di farci i conti, sia di provare a forzare queste logiche che vedono le situazioni locali andare un po' per fatti loro e poi alla fine si fa fare tutto il paese, no? Se è bene, anche in velocità, il contributo di Martino, dei compagni e tutto. E do anche conto dell'allusione che faceva Piero al fatto che questo può essere un paradosso per qualcuno e quindi può essere usato per una campagna comunale da fare i cognomi dall'attuale segretario di italiani Mario Stadelin, nel caso in cui non partecipasse alle politiche, nel caso di Roberto Cazzera Piero, ma insomma questo è il segreto di Pulcinella ed è una cosa che abbiamo fatto già prima di iniziare questa campagna, delle riunioni che non sono registrate e quindi non si possono recuperare, ma questa domanda ce la siamo fatta già prima, e siamo detti questo è un motivo sufficiente per non aderire al referendum. No. Anche perché abbiamo deciso che questi referendum erano nostri. Però se qui vogliamo sollevare il tema politico del totale isolamento e della totale inefficienza di un movimento padronale, se vogliamo usare il termine di capo leaderistico, se vogliamo usare terminologia più pagata, dobbiamo fare i termini di Piero. Se ci serve qualsiasi che ci sia una comunità intrinseca a quello che viviamo e quindi qualsiasi iniziativa va a morire dentro questo preservativo di carismaticità, allora accorgiamoci in tempo, evitiamo di buttare questo cuore per lo Stato che poi ci rimbalza e torna indietro e poniamo il problema politicamente, perché la domanda legittima che ha fatto Piero è d'accordo l'analisi di Carlo, so what, che facciamo di fronte a questo e allora questo A, che conclusioni troviamo rispetto alla campagna referendaria? Che conclusioni troviamo rispetto al prossimo comitato con cui potremo intervenire e al congresso in cui possiamo proporre eventuali innovazioni del sistema radio italiano e di conseguenza con qualche congresso della classe? Questo l'ho fatto per tirare il fila un po' breve. Se così paradute è stato, diciamo, un po' male paradute, perché mettere due persone completamente inesperte di campagna elettorale a fare 50.000 firme, dando per scontato il fatto che come compagni di strada non ci siamo scelti partiti o associazioni per ambientare il territorio, lo vedo poco lungimirante come politica. Cioè, anch'io mi sono perso il dubbio che questa non fosse una campagna elettorale per il Consiglio Comunale, e chiaramente sarei felicissimo di poter essere partecipe nel portare un consigliere comunale, di poter portare male il segretario della rivalità nel Consiglio Comunale a Roma. Il problema è che secondo me lui l'ha portata avanti un po' balbettando, non si è speso tutto e per tutto, perché probabilmente appunto l'ambiguità di fondo di Radicali Italiani gli ha ostacolato questa sua completa adesione alla campagna. Cioè. Sì, no,
Una grande vittoria con la Voglio semplicemente ribadire quanto l'ambiguità di fondo di radicali italiani porti anche a non concretizzare vittorie che potrebbero, cioè concretizzare risultati efficaci, anzi a semplicemente a potenzialmente avvicinare al movimento. Semplicemente perché realisticamente Mario è entrato in gioco cose fatte e strafatte, cioè prima ha fatto una conferenza stampa, ha fatto il comitato, sto parlando della fase di raccolta firme, cioè questa è una cosa da partire, noi dobbiamo partire non chiamando i comitati poi non andarci a parlare, ma facendo bene prima, cioè facendo adesso prima. Voglio dire, è una strada un po', ma credo che la politica da parte della regione ci sono due livelli. Andiamo a fare una linea. Per quanto mi riguarda, è quello che mi ricordo di fare il legge anni fa, io credo che il referendum quello che andassero parte della linea con i primi, con gli scontri, ci passa sopra. E questa è la purezza della voglia di cercare di dare un cambiamento. Poi c'è su questo chi ci specula. Però non è che giustamente mi astengo. Però è una questione di consorzio umano. Cioè, io sono arrivato a 50 anni e ho capito, e li ho passati tutti, guarda, gli ambienti gregari, io qui ho fatto due anni di cammino neoca dei tumerali, e ho fatto questi scorsi, sono parte del controllo. Vanno viscerati, che ognuno sia consapevole del ruolo che svolge in questa rappresentazione. Io da cittadino. Non è in contrapposizione, abbiamo il primo intervento via chat che salutiamo. Un applauso. Care di Roma, vi sto seguendo via web nonostante qualche difficoltà. Come membro della commissione statuto concordo con quanto detto da Demetrio e colgo l'occasione per precisare di avere proposto un preambolo molto minimale, ma poi sono state prese altre decisioni. Un abbraccio a tutte, vi liberate. Andrea, allora, altro? No. Ok. Quindi allora andiamo verso la chiusura della riunione.
che partita un po' in sordina con comunicazione, però ha dato molti spunti, molto interessanti dal mio punto di vista. E volevo un po' anche, tirando le somme, dare un po' una, diciamo, il mio apporto da militante, nel senso che, come ha detto un attimo fa Demetrio, c'è chi la politica appunto la fa perché sente doverla fare per un bene collettivo, per una sensibilità, per per aspirazioni altri, per questo tipo. Comunque, diciamo, credo che tutti quelli che sono in questa stanza condividono il progetto del referendum, poi a seconda delle disponibilità, della vita di ognuno di noi può metterci più o meno tempo o più o meno, diciamo, energie in questa campagna. Un proposito per tutti i non militanti che ci saremo più o meno in questo mese e ancora di più a settembre è di viverla serenamente, nel senso di affrontare nel limite del possibile, della quotidianità, del rapporto con la propria vita privata e quindi poter metterci l'energia giusto per dormire serenamente la sera. Quindi Mina, quando lei già ascolterai queste parole, ti sei nel cuore, giustamente, molto volentieri per non dirlo, però lei come altri, dobbiamo cercare di vivere questa cosa come un impegno oneroso, importante, difficile, ma che deve essere visto e vissuto soprattutto in modo sereno e propositivo della serie, che ognuno fa quello che può, anche di più, ma nell'ottica di sapere che il proprio apporto è fondamentale, ma nemmeno, diciamo, è quello che porterà poi alla svolta finale. Tutti insieme possiamo riuscire a dare incontrare questo percorso o a sviluppare questo percorso quelle variabili che potrebbero dare la svolta alla campagna referendaria. E quindi sicuramente, da un lato, il creare presupposti per far esplodere l'informativo la cosa, far andare nei municipi, far quadrare i conti, non essere limitato, di evitare il comitato, così, ma anche di pari passo, credo che sia fondamentale, ed è fondamentale farlo un mese dall'inizio della campagna, di fare un po' il punto non tanto del numero delle firme, che è quello, ma della situazione di Radicali Italiani, di Radicali Roma, del comitato, anche di cui tra poco anche con le associazioni che partecipano, ma soprattutto al suo interno, appunto, come sollevato, di che cos'è radicali italiani e di come poi questa realtà non ben definita e che ha aspirazioni diverse da quelle, dai poteri che ha e dalle energie che può avere, poi nel concreto proprio, nel quotidiano di ogni battaglia, che può essere questa iniziativa, ma lo è stato anche sicuramente nelle altre iniziative che cerca di portare avanti, e chiaramente la dirigenza cerca nel modo migliore di portare avanti, è inficiata indubbiamente da quello che la criteria, se l'ho detto stasera, viene poi, diciamo, è in realtà il partito, la galassia, l'equilibrio dei poteri e sicuramente un modo per tarpare le ali a chi in realtà porta avanti le iniziative. E è recuperato a Onlus, non c'è pace, che fanno tantissime altre cose interessanti, però ovviamente sul territorio italiano di una rilevanza minore, dico 30, poi sbaglierò, però per tutte le parole che ho indicato. Quindi ringrazio soprattutto Riccardo per la regia, per la possibilità dateci per questo esperimento della diretta della registrazione, e spero che in seguito, se andranno bene poi anche i contatti, gli ascolti successivi, possa essere ripresa questa cosa e sviluppata più avanti anche a settembre. E quindi buonanotte a tutti, buona serata, e grazie per averci ascoltato. Ciao Giovanni.